Il Rapid Load di Fox è un sistema per realizzare i sacchetti di PVA in modo veloce e semplice, col cosiddetto sistema Lick and Stick, lecca e chiudi. Vedremo poi cosa significa. La gamma comprende diverse misure. Abbiamo una misura 55x120, 60x130, 85x140, 75x175 e 85x140. Queste quattro dimensioni, di cui abbiamo anche le ricariche di ogni sistema Rapid, queste quattro dimensioni ci permettono di coprire tutte le situazioni di pesca, dai sacchettoni molto grandi per pasturazioni molto sostenute, ai sacchettini piccolini per raggiungere le grandi distanze con il lancio. Vediamo cosa c'è all'interno della confezione. All'interno della confezione Rapid di Fox troviamo il cilindretto che protegge dall'umidità e dai raggi solari il PVA, un applicatore arancione, un anello in plastica e i sacchettini di PVA che ricordiamo, dopo aver acquistato una confezione di sistema completo, possono essere ricomprati a parte nelle confezioni ricarica. Utilizzarlo è molto molto semplice. Innanzitutto dobbiamo prendere l'applicatore arancione, stringerlo il più possibile nelle mani, in modo da applicare nella parte posteriore, non dove c'è la parte in rilievo, ma la parte liscia, applichiamo l'anello in plastica. In questo modo abbiamo, tra virgolette, chiuso l'applicatore. Poi cosa facciamo? Prendiamo un sacchetto di PVA. Tra l'altro questi sacchetti sono preforati, quindi affondano molto velocemente e non c'è il rischio che rimangano a galla perché pieni d'aria, oppure una volta sul fondo non si sciolgano perché l'acqua non penetra all'interno. Una volta fatto questo, prendiamo il nostro sacchetto, lo andiamo a sistemare nella parte in rilievo e leviamo l'anello di plastica. L'applicatore si allarga e va a bloccare il sacchetto di PVA. Ora non dobbiamo fare altro che riempirlo. Come? Prendiamo la pastura che vogliamo utilizzare all'interno del sacchetto e con l'applicatore che vediamo ha una forma a cucchiaio, quindi facilita il caricamento del sacchettino. E in più ha questo taglio a V che ci permette di applicare il finale all'interno del sacchettino e tenerlo appoggiato in questo taglio, in modo che non scivoli all'interno e rimanga sempre nella posizione che desideriamo. Una volta riempito il sacchettino per circa poco più della metà, tenendo con le mani il sacchettino sull'applicatore, giriamo, ok, un paio di volte. Una volta fatto questo, ecco il sistema Lick and Stick. Lecchiamo appena appena il PVA sulla zona in rilievo e spingiamo il sacchettino all'interno dell'applicatore, tenendolo così schiacciato. In questo modo abbiamo realizzato il nostro sacchetto di PVA. Non ci resta che comprimerlo bene schiacciando gli angoli, sempre con un po' di saliva, li chiudiamo. Ecco qua. Una volta fatto questo, abbiamo ottenuto un sacchetto di PVA compatto, resistente, solido, che tiene anche le situazioni di lancio molto molto forte.